gostose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi, come richiesto da voi, vi farò vedere tutti i miei prodotti per capelli, tutto ciò che uso per fare shampoo, co-wash, balsamo, maschere, insomma tutti i miei prodotti per i capelli. Se ti piace questo video lascia il tuo like, condividilo sui tuoi social e con le tue amiche. Seguitemi sui social, iscrivetevi sul canale se non siete ancora iscritte e non vi dimenticate di attivare la notifica, mi raccomando. Inoltre vi ricordo che per tutto il mese di agosto abbiamo Brie tutti i giorni, ovvero un video nuovo al giorno per tutta la durata del mese d'agosto. E come vi dicevo, in questo video vi mostrerò la mia hair collection products. Però voglio sapere qua sotto nei commenti se conoscete alcuni di questi prodotti che vi farò vedere nella sequenza, se li conoscete, come vi trovate, come li utilizzate e soprattutto voglio sapere qual è il tuo prodotto preferito per i capelli, che può essere un shampoo, un balsamo, una crema styling, insomma qual è il tuo prodotto preferito per i capelli, quello che non può mancare in mezzo alla tua collezione di prodotti per capelli. Ecco, così è rimasto più o meno. Li ho separati a sezioni, diciamo questa è la sezione delle creme per lo styling. Qua abbiamo Afro Ricci, Cantu, Elvive, I Love Riccio. Questa qua che non utilizzo da un pezzo, questa che io adoro di Biopoint, una delle mie preferite. Adesso io sto testando anche questa di Biopoint, mi sta piacendo molto. Passando ai prodotti termiprotettivi, ho questi due, uno di testa nera e L'Oreal, una lacca perduta che io non lo utilizzo mai. Gli oli, questo qua di Vatica, un profumo meraviglioso. Questo invece è un olio protettivo per usare in spiaggia, l'olio di Amla che aiuta a crescere i capelli, questo per lo styling io amo veramente. E questo è praticamente un olio profumato, si applica sui capelli ed è meraviglioso, adoro questo profumo. Olio di Argan, oltre a questo io ho un altro cassetto con i prodotti... gli oli naturali, tipo olio di cocco, olio di avocado, però che non li tengo insieme perché quelli li uso per le ricettine fai da te. Adesso abbiamo il shampoo, che c'è un bel po' di shampoo. Mi devo smaltire questo qua. Siccome il shampoo noi utilizziamo di solito di meno, almeno dovrebbe essere così, i miei rimangono per un bel po'. E qua io ho questo di ultra dolce all'avocado che io adoro, questo di John Frieda che sto testando, questo di I Love Riccio che è molto delicato, adoro anche questo, questi sono brasiliani per far crescere i capelli, questo della linea Meuskashus lo trovate nel negozio di Bellezza Pura. Questo vi ho fatto il review di recente, che è il shampoo all'Enottera, ecco, è lo shampoo all'Enottera di Mater Natura. Questo della Cantu che ha un profumo meraviglioso, io ho fatto anche la review su blog, se non l'avete ancora vista, potete visitare il mio blog ragazzavanitosa.it, che c'è la review di questo della Cantu. Un altro shampoo L'Oreal, questo è super super mega iper idratante, lo adoro, anche il suo profumo è perfetto. Balsami, io questo qua che non è un balsamo esattamente ma è una crema districante, lo trovo nei negozi etnici, costa pochissimo e mi piace, niente di particolare però mi piace. Questo shampoo di Mater Natura che per me è stata una bellissima scoperta, lo adoro, potete vedere anche la sua review che ho fatto qua su YouTube, il video ve lo lascerò sul card, anche questo lo trovate nel negozio di Bellezza Pura. Passiamo al... mi fa male la schiena... Passiamo alle spume, che io ho già fatto anche un video sulle mie spume preferite.
Io qua questa è di Hydra Rich di Garnier, questa è verde della Sien, questa di I Love Riccio e della Frank Provo. Là in fondo il gel, questo di Thermocurl che sta già finendo e questo di Nua che è veramente, ha un profumo meraviglioso per l'estate, ha un profumo fresco alla menta, mi piace molto. Passiamo alle maschere, io pensavo di averne di più, invece ne ho poche. Questa dei brand low cost è una delle mie preferite, Omnia Laboratories. Io le adoro tutte, però questa di Macadamia ha un profumo pazzesco. Poi queste piccole maschere della testa nera mi piace, anche hanno un bel effetto, velocissime in bagno. Questa che non utilizzo da un pezzo, non è una delle mie preferite. Questa della Glenova, super valida per quello che costa. Adoro invece questa della Frank Provo, ha un effetto super emoliente. Queste due qua della I Love Riccio non vi dico niente perché sono perfette, pazzesche, le adoro, li amo tutte e due. Questa nutriente di Garnier, anche questa della linea di avocado, l'adoro, è molto molto nutriente. Questa della Biolist li stavo testando, l'ho praticamente finita, anzi la devo quasi buttare. C'è anche questa, una review sul blog. Sono queste qua della I Love Riccio, questa maschera nutriente e questa idratante nutriente e aiuta a definire i ricci. Le adoro tutte quante. Nei prodotti per il co-wash qua ne ho pochi, io ne utilizzo molti di più per il co-wash, ci sono alcuni che sono finiti e non li ricomprerò almeno per adesso, però mi piacciono molto e non ce l'ho qua, insomma, ce l'ho questo della Miracle, Dr. Miracle, che sto testando, un leave-in conditioner, non l'ho ancora utilizzato. Questo della Elvive ha le argille, ci sono 7 argille se non mi sbaglio, è ottimo per fare il co-wash, lo adoro, questo ve lo consiglio. Il Choco Wash di Afro Ricci, un profumo meraviglioso, lo adoro. E anche questo di I Love Riccio ha un profumo pazzesco, lascia i capelli morbidi morbidi, lo adoro. Amore eterno. Questo vabbè l'avete già visto nella maggior parte dei tutorial qua sul canale, è uno spray alla cheratina, anche questo amore eterno, anche se quando finisce comprerò un altro perché voglio testare altri prodotti. Così è come è rimasta la sistemazione. Per adesso le lascerò così, vedremo quanto dureranno sistemati. Lì ho lasciato i prodotti per styling, qui shampoo e balsamo e là sotto le maschere. Vediamo quanto dureranno così belli sistemati. Io spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto lasciate il vostro like e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!